Slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Capo, il nuovo singolo del Wing Clan feat. Ketama. Che dire su questi due ragazzi? Ormai l'ho ripetuto ovunque, per me sono fortissimi, due tra gli artisti più interessanti in Italia e a mio avviso meriterebbero molta più fama. Per fortuna da 2 anni a questa parte un po' tutti stanno iniziando a svegliarsi, anche merito di progetti come Ghost, Marketing o La Danza delle Streghe, e non posso che essere contento visto quanto spaccano. Sono tornati insieme, finalmente, da quello che ci hanno fatto capire, ma praticamente l'hanno confermato, è pronto un nuovo album del Wing Clan. Il loro ultimo progetto in coppia, ma anche il primo d'esordio per entrambi, risale al 2018 e sto parlando di I Can Fly, un album secondo me molto underrated, totalmente esplosivo, però riconosco anche che ai tempi erano un po' acerbi. In 2 anni entrambi sono cambiati tantissimo e sono maturati un sacco artisticamente, quindi non posso che non essere in hype per il loro nuovo album, che potremmo vederlo già quest'anno verso la fine, anche se ormai siamo agli sgoccioli, quindi ci sono anche buone possibilità che slitti al 2021. Ovviamente questa è una decisione che spetta a loro. Io semplicemente non vedo l'ora di ascoltarlo e spero che esca al più presto. Tra l'altro, aggiornamenti, perché a quanto pare sono entrati entrambi in Universal. Infatti proprio ora mi sono soffermato sui diritti del singolo ed è proprio targata Universal, un passo molto importante per entrambi, che ora probabilmente potranno finalmente aprirsi al mondo mainstream, con la speranza mia ovviamente che non si snaturino troppo, perché secondo me così come sono fortissimi. Alla luce di questo singolo con Ketama potrebbe essere il primo estratto del loro nuovo album in uscita. La produzione è stata affidata a Nike Ninja, che possiamo benissimo considerarlo il loro main producer, visto che i loro album solisti li ha praticamente curati tutti lui. Altra persona che meriterebbe molta più fama visto le produzioni pazzesche che fa. Quindi che dire, probabilmente ho già parlato troppo, andiamo ad ascoltare la canzone. Di campo, giro dopo giro, ma mi sta girando il capo. Giro con 2 occhi aperti come fossi lavo. Giro dopo giro, dopo andiamo punto a capo. Sono il grande capo, il capo dei capi. Stato, Rina, Massimo Camminati. Se tiri fuori il ferro, devi essere il primo a usarlo. Ho speso un palo, ho preso un pacco. Una tipa sul pacco che balla sul palo. Chiamami il capo come fossi siciliano. Ho 10 ragazzi come Lucky Luciano. Guardaci volare perché noi voliamo. Nell'intro mi ero scordato di parlare anche un po' della cover, che secondo me è pazzesca. Si vedono loro tre raffigurati tipo cyborg o alieni, ed è quello che hanno fatto in questa traccia. Sono stati spaziali. Appena ho visto la cover art ho subito pensato a una traccia hard as fuck, ed è letteralmente quello che è questa canzone, perché un'altra e poi prendeva fuoco. Prima strofa di Tommy, ritornello di Ketama e seconda strofa di Joe. Ammetto che mi sarebbe piaciuto anche sentire una strofa rappata di Ketama, ma mi accontento del ritornello, che comunque è molto ben fatto e si sposa poi con il mood del pezzo. Ma a sto giro la cosa che mi è piaciuta di più non sono le parti cantate, ma proprio il beat, che è veramente qualcosa di devastante, super figo, con un sacco di suoni che poi mi hanno ricordato in parte anche UFO o comunque gli alieni. Ed è tutto perfetto perché in primis si sposa con la cover e secondo anche con le parti cantate degli artisti. Quindi questo mi fa assolutamente pensare che questo singolo non è stato concepito a caso, ma che dietro c'è stato uno studio ben fatto. A sto giro il Wing Clan farà le cose in grande. Non che fino ad adesso non le abbia fatte, ma entrare in una realtà discografica come la Universal è un level up. Così a caldo su 2 piedi non vi so dire quale strofa mi è piaciuta di più, se quella di Tommy o quella di Joe. Quella di Tommy sicuramente ho bisogno di riascoltarla meglio, così come tutta la discografia. Lui è uno di quegli artisti che a primo ascolto magari non ti fa impazzire, anzi ti può risultare un po' ostico all'orecchio, ma poi pian piano, man mano che ascolti le sue canzoni, trovi sempre nuove sfumature che prima non avevi compreso, e quindi alla fine, quando hai ascoltato abbastanza la canzone da averla inquadrata tutta, è tutt'altro un'altra strofa rispetto a quando l'avevi ascoltata per la prima volta. Mentre Joe è un attimo diverso, lui a primo ascolto invece ci entri subito in fissa, perché ha uno stile non troppo complesso a livello sia di metriche che di chiusure rime, quindi appena lo ascolti fai subito bomba, questo pezzo è una hit. E in parte appena ho sentito la sua strofa è stato così, però ripeto, ho bisogno di ascoltare un po' meglio il brano. Tra l'altro sono anche un botto contento che stiano iniziando a lavorare con una bella frequenza con Ketama, comunque con i membri della 126, perché anche loro magari possono contribuirli a dare quella spinta per farli andare up. Facendo un piccolo riassunto, il pezzo è una bomba, loro tre sul beat ci stanno veramente
veramente bene, la produzione in sé è fantastica e io non posso che non avere hype per il loro nuovo album. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo singolo? Chi avete preferito tra i tre? Conoscevate già il Wyn Clan? Siete in hype per il loro ritorno? Fatemi sapere tutto questo qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace. Se non siete iscritti al canale, che cazzo state aspettando? Iscrivetevi, condividete questo video con quanta più gente volete. Noi ci vediamo con un prossimo video. Slap!